Ma non si parla di più piano, lo stesso. Vedere il naso? Così, ma non fa... Rudy si è fermo, fotografie. A chi Rudy che sta? Max. C'era mio compagno su. Manuel, dimmi. Vorrei ringraziarvi per essere venuti tutti quanti. Allora, dicevo, volevo ringraziare per essere venuti questa sera. Vorrei un attimino fare un sondaggio. Vorrei che tutte le persone che... C'è Silvio? Sì o no? Vabbè, allora vorrei un urlo fortissimo a tutte le persone che sono di Alberone, per cortesia. Al mio 3. 1, 2, 3. Ma tutti di Alberone siete? Quelli che hanno urlato? Vabbè. Ce ne sono anche di Malattia. Allora, niente, aspettiamo ancora qualche minuto, poi lo spettacolo inizierà. Mi raccomando solo una cosa. Abbiamo faticato 7 camicie per fare questo spettacolo. Quindi vi pregherei di usare il massimo rispetto nei confronti nostri e nei confronti della sala che vi sta ospitando. E soprattutto di stare nel massimo silenzio, anche perché lo spettacolo sarà molto più divertente. Va bene, allora noi siamo quasi pronti, appena sapremo si fare, mi raccomando, nel vostro interesse, silenzio assoluto, grazie. Buonasera, benvenuti a questa manifestazione.
Come sapete, lo spettacolo è stato interamente scritto, diretto ed interpretato da ragazzi di Alberone che si pongono come scopo non solo il divertimento loro e di chi è intervenuto, ma la dimostrazione lampante che anch'essi sono in grado di promuovere iniziative di interesse generale. Non dimentichiamo la beneficenza, che rimane il fine primario dello spettacolo. Quindi, se ancora non l'avete fatto, ricordate che con il poco di ognuno si può fare tanto per tutti. Grazie e buon divertimento. Buonasera, buon uomo. Buonasera a tutti. Come vedi, qui stiamo facendo uno spettacolo. Ma lei, scusa un attimo, qui cosa ci fa? Stiamo facendo uno spettacolo, lei interviene qua. Voluto pulire così, ma non vedete qui? Ecco, sono uno spettacolo. Sono due persone, attore sul palco. No, forse non è ben chiaro una cosa, lei dovrebbe gentilmente uscire. Cioè, dopo torno. Sì, dopo torno. Come vuole, chiameremo lei. Va bene, poi salutiamo. Sì, poi torna. Dopo chiamo io. Va bene. Vado. Bene, a questo punto due parole sullo spettacolo. Questa sera il tema dominante sarà Luana e nel corso della serata vedremo di sciogliere il mistero che gravita attorno a questa figura. Ci saranno numeri di danza, successi internazionali dalle hit parade europee, attori di fama mondiale, l'angolo della magia, della scienza, il notiziario e chi più ne ha più ne metta, o no? Esatto. Comunque per ora andiamo con la sigla. Dal titolo, guarda caso, Luana, canta Paul Manca e i gemelli Flagello. Luana!
comprare due pezzi di legno. Quelle braccia, abbiamo fatto tante prove per niente. Guardane qua, non ogni eleganza lì. Su, su. Un momento. Ragazzi. Di Valle di Colurno o di Badia Colesimo, cos'è sta roba? Io fatto parte, sono spia giù con le ascelle che ci sembra il caso di... anche lei per cortesia, ma mi sembra un po' la croce questa, domando appunto all'altro presentatore, spia giù per piacere, così. Scusa, ma questo qui è il programma? Sì, penso che questo qui è il corpo di ballo. L'unico che abbiamo. Direi un buon corpo di ballo, no? Sì, ma... un buon corpo. Fagiolo. Il saggio di danza. Ah, devono ancora fare un altro saggio di danza. Diamo un esempio a questo folto pubblico. Maestro, forza con la musica, maestro. Ballerina? Luana. Va bene, visto che abbiamo passato ogni limite, pensiamo giustamente. Calma, è un orario. Ah, un orario, pronti. Via! Dopo il saggio di danza, è il momento di introdurre, come in ogni spettacolo che si rispetti, la valletta. Esatto. Anche noi abbiamo la nostra valletta, vero Manuel? Sì, stupenda. Ma insomma, lasciamo poi decidere al pubblico. Bene. Comunque, diciamo di far entrare la valletta. La chiamiamo Luana. La valletta Luana. Ecco, signori e signori, con voi la valletta Luana. La valletta. Ecco la valletta. Ma tu sei Luana? Veramente la credevo più carina, ecco. Ascolta, qui nei miei appunti leggo che sei stata scelta fra mille ragazze selezionate al Popsi Club di Rovigo. Sì, 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 ero io, cioè no, non ero io perché ero io, però era mia cugina che so che precisamente si è malato delle chioni. Ora fa, va molto di fa che te è più carina. Vediamocela così, no? Bene, allora tu chi sei? Io sono... Da dove vieni? Cosa fai? Sono Luana e vengo da Figarolo. Dove, scusa? Figarolo. Ah. E faccio la lettera. Veramente sul mio appunto ho scritto che c'è scritto che tu lavoravi in una stalla. Ma Munta o Mugeno? Non si capisce bene. Se... Poi, sì, facevo... Vabbè. Anche questo rimarrà un mistero. Un mistero della serata. D'accordo? Va bene. Proseguiamo con un altro numero. Sì, cosa c'è ora? Dunque, cosa abbiamo adesso? Luana, tu che sei la valletta dovresti essere preparata. Dovresti essere informata. A questo punto è cucina, ma cotto così, ma facci tu. Cioè, sono le 9.45 adesso, punto. 11, 12, 13, fa le 9. Io con il mio bel 500 giallo sono partito e... Sono sei partito? No, sono partito. Ah, ecco, mi sembrava. E sono arrivato a 4.
Va bene. Comunque possiamo andare sicuramente con il nuovo numero. Presentalo tu, Luana. Adesso so. Senti, mille. Sono insomma la prima volta che vado in televisione, cioè telecamera. Adesso pubblicità. Esatto. Grappa alla prugna e dai che ci do il liquore da intenditori. Voilà. Benissimo, dopo il momento dello sponsor, che è molto importante in qualsiasi trasmissione. Quelli che pagano. Esatto. E andiamo avanti col programma. Tu, Manuel, quest'anno sicuramente sarai andato. Ecco qui, Luana. Tu, Manuel, sicuramente quest'anno sarai andato a dare il buon anno ai tuoi nonni. E sei una tradizione di famiglia. I miei bisnonni andavano a dare buon anno ai miei nonni e i miei trisnonni andavano a dare buon anno ai miei nonni. Insomma, una cosa che si trasmette da generazione in generazione. Tu, Luana? No, io non posso. Ah, tu sei una bimba. Sono una bambina. Ah. Fai schifo. Bene, comunque fino a qualche anno fa era diffusa l'abitudine fra tutti i bambini di andare a casa per casa ad augurare il buon anno ricevendo in cambio dell'augurio qualche soldino e libagioni d'ogni sorta. Ma a volte qualcheduno fraintendeva e nascevano situazioni paradossali come questa che andiamo a presentarvi ora, che... Beh, guardate voi. Vedete? Guardate. Vedete? Guardate. Oh, buon anno! Sì, sono il primo quest'anno, Sì. Ah, i guanti? No. Guarda, sei il primo, chiaramente, ma con tutti i ravioli. No, guardi, i ravioli. Ma cosa? Dai, ravioli. No, che vorrei essere. Dove c'è chi dia? Ah, vuoi vedere chi dia? Sì, è un raviolo, se mai... No. Sì. Dai, è una visione mia che non riesco a individuare, capito? Fio da pandurino e pandurone! Oh, pandurino e pandurone! Ma se mi sbaglio tu? Com'è? Posso sapere? E fa che sua moglie magari vuole? Sì, mia moglie. Che moglie costano, ragazzo? Ah. Io sposerò perché c'hai soldi. Bene, allora buon anno! Grazie! Buon anno! Buon anno! Mangia un altro ravioli! No, ma guarda! Questo lo so, che... E il mio conto il 5 è più grande, sì, la coda lustre. Ti metto per bere a birra. Sì, ma conosco questa cosa anche a me, Mi con di ragione, saltai fosse la lunga. Ah, è una che adesso non si fa più, capito? No, il fosse la lunga è quasi una leggenda. Poi, e sua faccia di discoteca che vale un chi e un lacco. Guarda, tre bestie che bavi modelli, ciao, meglio. Ma, bene, vabbè, buon anno allora sempre. Grazie. Ah, buon anno. No, ma te lo do proprio... Cioè, no, veramente, sono buoni. Se buoni. Allora, un bicchiere d'acqua. Veramente, cioè, dovrei finire il giro per bere... Non prima perché c'è. Costa, poi non è neanche... Cioè, va bene, allora, buon anno. Grazie. Sempre buon anno in questo modo, magari... Non saprei come fare questo video, perché dovrei finire il giro se... Va bene. Perché devo andare in un'altra casa. Grazie, mi fa molto piacere. Ah. Se mai non è che si veramente una tradizione, sa questa tradizione. Sì, no, io mi fanno tutti gli anni per andare, ormai mangio un altro. No, guardi, questo è molto buono, sarà fatto con moglie, no, mia moglie non ce l'ho perché c'è mia moglie, ti ho detto, costano. Ah, ecco, se mai, buon anno, era buon anno. No, non fumo, no. Di nuovo buon anno! Grazie. Siamo buon anno, guarda, si sta gentile. Sì. Molto gentile ed educato, se mai possiamo
andare alla porta, ero? Prego, prego. Di nuovo buon anno, sempre così, senz'altro, bello contento. Tu di nuovo, un buon domino. Angeles, Bagnacavallo, Magnacavallo, Mortizzuolo, Cavezzo e chi più ne ha più ne metta, Camposanto addirittura mi dicono qua adesso, Fossa, Ponte Lagoscuro, Longastrino, Badia Polesine. Ecco a voi il mago. Il numero della magia, l'angolino esperto dallo sponsor, mago G! Mago G! Yeah! Mago G! Yeah! Mago! Yeah! Niente! Vabbè! Silenzio per questi giochi di magia che niente, ci vuole la concentrazione, silenzio. Buonasera. Sì. Allora signori, dopo che mi hai tornato in tutto il mondo, ora sono qua di fronte a questo pubblico per eseguire. Vorrei la collaborazione di una valletta. Grazie. Vorrei cominciare con il più semplice, diciamo, vorrei cominciare con masticarle, ora però scegliere una carta alla valletta. Scegliere la carta, sempre dopo. E vorrei passare a un gioco abbastanza difficile. Come vedete io qua ho due cappelli, completamente vuoti. Due cappelli vuoti e vorrei le luci un po' bloccate, ecco, grazie. Però un po' più alte se possibile. Un po' più alte? La volevo segare, però visto la notevole stanza ci metto troppo tempo. Io qua ho due cappelli, ora io farò apparire sotto uno di questi cappelli una gallina. Attenzione, c'è silenzio, silenzio assoluto, ora io mi concentro su questa gallina. Attenzione. E la gallina, come vedete, non c'è perché è sotto quell'altro cappello. Questa gallina, ora io la trasferirò da un cappello a quell'altro. Silenzio, piacere. Cortesia, silenzio. E la gallina è stata trasportata nell'altro cappello. Questa gallina farò sparire completamente. Completamente, attenzione. Silenzio, per favore, silenzio. E la gallina, come vedete signori, è sparita completamente. Un mago c'è sempre un mazzo di carte con sé. Io adesso farò segnare una carta alla valletta. Non so dove segna. Segna pure la carta. Ora faccio per vedere la carta al pubblico. Ed ora io cercherò con la forza del pensiero di far uscire questa carta dal mazzo. Attenzione, non lo fare. Attenzione, concentro su questo mazzo e la carta è uscita dal mazzo. Attenzione, come vedete ho un fazzoletto rosso e questo fazzoletto bianco lo metto dentro il cappello.
Tu al solito non so finire il cappello. Ecco signori che il fazzoletto che prima era rosso ora è bianco. Bravo! Il fazzoletto che prima era bianco ora è rosso. Il fazzoletto che prima era rosso è diventato bianco, lo rimetterò dentro il cappello. Ora prenderò anche il fazzoletto rosso, il fazzoletto che prima era bianco che è diventato rosso, lo metto dentro il cappello. Ed ora, attenzione signori, ora il fazzoletto che prima era bianco è tornato bianco e legato a questo c'è quello rosso. Gioco le carte meglio di no, quindi ho deciso di passare a un gioco di parapsicologia. Attenzione, mi serve la collaborazione di tutto il pubblico. Concentratevi nel tuo assoluto silenzio e mettete le mani in avanti. Prego il pubblico, il gentile pubblico. Tutti, le mani in avanti, non toccate, le mani in avanti. Ed ora tutti le mani avanti, silenzio, silenzio, ho bisogno della massima concentrazione. Ora chiudete il pugno del braccio sinistro e apritelo, chiudetelo e apritelo, alternatelo con quello della mano destra, chiudere e aprire, silenzio, chiudere e aprire, alzare lentamente le mani, alzare, 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 ciao, ciao, ciao. Bene Manuel, bravo il nostro mago, eh? Sì, insomma. Comunque mi hanno detto che anche tu hai seguito lezioni di... Tempo fa, sì, però... Cioè, andavo da Udini. Udini? 4 anni Invece. Fa. Infatti qualche giochino so fare anch'io. Non so, è il caso di farne uno. Possiamo dire che il tempo l'abbiamo, quindi... È il caso? Sì, sì. Chiediamo al pubblico? Chi è che dice no? Non c'è nessuno, quindi... Niente, vabbè, allora facciamo un giochino, facciamo. Ho bisogno però di uno dal pubblico. Io dico io! Ho bisogno di... No, dico io! No. Lei laggiù! No, io! Non ci sono volo... Dai, ah, il signore lì! Venga, posso io? Venga pure su di là! Si accomodi! Si accomodi! Venga qui, accanto! Venga qui, 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 qui! La prima volta che vedi in televisione. Ciao mamma, ciao papà, ciao vicino, ciao, ti voglio bene, ciao. La televisione non c'è. Non c'è. Non c'è la televisione. Come non c'è la televisione? No, c'è la televisione. No, 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 no. Vieni qui. È buono un po', ecco. Ma come non c'è la televisione? No, allora adesso mettimi. No, che ho salutato. Gente che non conosco neanche. Pubblico. Il nostro gentile pubblico. Ma che cosa mi frega a me? Oh, cioè, io vincerei dopo. Ma io non ho televisione. Venga qui. Riunione. No. Avevamo detto che volevamo un volontario per il giochino. Sì. Un po' rischioso. Se la sente di farlo. Sì. Sì. Bene. Come va bene? Lei è il signor? Mi chiamo volontario. Da? Volano. Il signor volontario da Volano. Volano. Volano, Volano. Volano. Se non volano, volerano. Lei, per questo giochino, ha bisogno di uno strumento per la misurazione del tempo.
una clessidra? Anche quelle lancette più moderne, sinceramente. Come si chiamano? Torpiloqui? Orologi. Orologi, ce l'ha? È questo qui? Vedo che lei detiene un orologio. Vediamo se ho quello. E cosa devo fare? Lo devo vendere? No, no. Aspetti, sì, sì. Ha dei problemi? No. Busta di carta. Attenzione, questo esperimento, che Manuel proverà adesso, viene 98 volte su 100. Bravo, Mami! Dovrebbe infilare... Tanto sappiamo chi sei. L'orologio qui. Niente, sì, lo metto pure dentro. Ecco. Ora si può reggere il microfono, visto che ho bisogno di concentrazione. Ciao, Mamma. Ciao. Venga pure. No, ma pure qui. Tieni pure in mano. Tieni in mano. Sì. No, adesso proviamo... Niente, tieni su. Ah! Vabbè. Ecco, passiamo a vedere se... Ah, non ce l'ho. Proviamo la resistenza di un orologio. Ma riesci questo gioco? 98 volte su 100. Allora ci sono due possibilità su 100 che sbaglio. Due possibilità su 100. Adesso il palmo delle mani, ecco, e adesso può tranquillamente vedere che il suo orologio è perfettamente intatto. Cioè, ma questo è una truffa! Ma lei chi mi risorgisce adesso? Ma ti mi risorgisce? Era rischioso, l'esperimento. Ma cosa mi interessa se è rischioso il mio orologio? Chi me lo paga? Ma io non so, ma come devo fare? No. Noi l'avevamo detto no. Prima che era rischioso. Io voglio parlare con gli organizzatori. Lei deve pensare una cosa. Lei è un idiota, perché... Ma ha commesso un'idiozia incredibile. Come si fa a togliersi un orologio?